Nel triangolo formato tra Firenze, Siena ed Arezzo si snodano parallelamente al fiume Arno fantastici vigneti. Riconosciuta nel 2011, la Val d'Arno di Sopra è l'unica DOC toscana ad avere oggi tutti i suoi soci produttori certificati biologici. Crescita qualitativa, identità produttiva e riconoscibilità territoriale sono solo alcuni dei temi che oggi sono al centro del dibattito tra addetti ai lavori dell'intera filiera. Il Val d'Arno di Sopradei ha rappresentato un momento di confronto tra realtà produttive del territorio ed istituzioni. Tema centrale del convegno, quello legato alla richiesta di certificazione biologica dell'intera denominazione, già oggetto di uno specifico confronto al Ministero dell'Agricoltura. Perché l'Europa che detta le regole, e in Europa il CAVA l'ha già fatto, in Europa la Spagna l'ha già fatto, quindi la strada è già aperta. Difesa del suolo, difesa del territorio, difesa della salute dei cittadini. Fino adesso nessuna denominazione aveva avuto questa possibilità, oggi abbiamo un precedente in Spagna e quindi ci auguriamo che questa scelta di valore che questa denominazione ha fatto possa essere poi anche ufficialmente riconosciuta. In collegamento dal Ministero, la responsabile Roberta Cofiero ha sottolineato il grande valore della proposta avanzata, facendo emergere però alcune criticità legate al metodo che di fatto impedirebbe futuri ingressi di produttori non biologici nel consorzio. Si tratta di decidere se vogliamo tapparci gli occhi, se vogliamo aspettare l'ultimo vagone del treno e poi magari inseguirlo. Sì, una partita aperta, ma che noi pensiamo di aver già vinto, che vinceremo perché la storia è dalla nostra parte, quindi non potremo che non vincere questa battaglia.